Oh, no, non cambia niente. Dovrei. Forse dovrei. Ok, bene, perfetto. Ok, ci sono, ci sono. Adesso mi sento anch'io. Perfetto. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Sistemo l'ultima robina che mi sono dimenticato, ovviamente. Perché sono scemo. No, in realtà l'ho fatto, ma sono bravissimo. Da scemo a bravissimo così. Perfetto, ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. Ah, questa live, l'ultima live della settimana su Zelda Breath of the Wild. Stasera cercheremo di fare tutte le prove di Rudania. Se siamo bravi, cominceremo anche quelle di, insomma, dell'ultimo colosso che non mi ricordo mai come si chiama. Come cazzo si chiamava? Vabbè, chi se ne frega. E per la prossima live abbiamo finito la ballata dei campioni e penso proprio che cominceremo la prova della spada. Quindi manca veramente poco. La settimana prossima forse una live di Zelda salta, perché comunque giovedì è Ferragosto. E poi ragazzi, venerdì iniziano i mondiali di Pokémon, cioè non posso fare la live con i mondiali di Pokémon. Quindi probabilmente salterà una di Zelda. Magari la riprendiamo domenica, non lo so. Vediamo come, cosa avrò da fare domenica, perché comunque domenica sì, c'è il mondiale, ma ci sono le finali. Magari domenica pomeriggio la si recupera. Vedremo. Detto questo, io direi di andare subito ad incominciare. Anzi, ringrazio prima Parapucchia1, grande e bellissimo Parapucchia, che ha followato, che si è iscritto. Devo imparare a dire si è iscritto, perché followato fa effettivamente cagare come termine. E detto questo, siamo a 91, siamo quasi a 100, ed è una cosa fighissima. Cioè, è veramente bello, sono stracontento perché 3 mesi fa alla fine sono valuto da zero. E essere quasi, cioè, 100 è un bel numero. 100, ah sì. Comunque dai, spengo la musichina e andiamo ad incominciare queste prove di Rudania. Eravamo arrivati, avevamo fatto questo sacrarietto così per chiudere in bellezza. Ora avevamo già messo la puntina su un culo. Ah, ciao Pietro, scusa, non ti ho salutato, mi sa. E ah, possiamo passare da là. Che bello, senza usare cosino lì. Revali Cosino. E come scrivevo oggi su Instagram, che ho fatto il sondaggio, anzi, vediamo a che punto è perché non ho neanche più guardato. Ok, è arrivato il messaggio anche sul canale Telegram. Che vi ricordo, se non ci siete dentro, potete iscrivervi per ricevere sempre una notifica di quando si va in live. Allora, sondaggione Fabricone. Eccolo qua. Allora, sì. Siccome a fine agosto, il 27 agosto esce Control e il 30 agosto esce Astral Chain e io mi ero abbastanza dimenticato di questa cosa, in realtà. Ok, va bene. Sono. Wow! Perché ci sono dei sassi di ferro qua? Vabbè. E mi interessano abbastanza entrambi, sembrano fighi tutti e due. E pensavo di portarne uno su Twitch, uno perché ovviamente non è che sono ricco. E avevo fatto un sondaggio su Instagram, anzi per chi non mi segue, se ci fosse qualcuno che non mi segue può andare a vedere su Instagram a votare. E al momento sta vincendo Astral Chain, che in realtà è la preferenza che avrei anch'io solo perché esce il 30 di agosto, che è un venerdì, e non il 27. Cosa significa questo? Significa che se non avremo ancora finito Zelda o Pokémon che sia, Pokémon dubito a questo punto, però Zelda potrebbe anche essere, perché abbiamo ancora ora del 30, vediamo il calendarietto. L'egida di Daruk è È pronta. pronta. Abbiamo una, due, tre, quattro, avremo 5 live. Di conseguenza io penso che Zelda in 5 live ancora lo finiamo, alla fine questa è la 20ª, siamo a 40 ore di gioco, ragazzi, è tantino. Io nella mia partita sul mio profilo ci avevo messo
Ci ho giocato 60-65 ore, per cui... Allora, Paki, oggi è giornata abbastanza top. Sveglia alle 12, 14:30 mare. Ok. 18 casa. La suspense. Ciao Link, come ti trovi da queste parti? Noi siamo qui per ordine del principe Sidon, dobbiamo perlustrare l'area. Sai, proprio qui la principessa Mifo affrontò la sua prova e adesso sono riapparsi gli stessi segni di 100 anni fa. Ok, è qui allora, è giusto il punto. Nei documenti della principessa Mifo si trovano le seguenti parole: quando sorge il sole del mattino, segui il sentiero di luce fino alla prova. Questa frase ricorre più volte. Ok, dobbiamo aspettare quindi l'alba. Ciao aranciata, come stai? Casa uguale piscina. Ah, e adesso live. Beh, va che lì. Sono contento che... È stata una bella giornata, vorrei andarci anch'io a... in vacanza al mare o in piscina, però non riesco, quindi io sto cercando di... In teoria ci andiamo a Ferragosto, quindi sarà pieno di gente, però boh, forse la Quardens. O così. Cioè, quindi... Ah no, potevo aspettare fino al mattino, stupido deficiente, che inizia alle 5 del il mattino, per cui dovrebbe essere perfetto. Comunque, ecco, fondamentalmente pensavo a questo punto, visto che comunque anche il sondaggio lo dà come vincitore, di fare Astral Chain, di comprare Astral Chain e di, visto che esce il 30, fare proprio il 30. Arrivo a casa da lavoro, mangio e se mi arriva il pacco, perché ovviamente lo prenderò su Amazon, se mi arriva in tempo, appena mi arriva il gioco, diciamo, e appena arrivo a casa e mangio, soddisfatti questi requisiti, si potrebbe fare una live di Astral Chain. Cazzo, ma adesso c'è... Piove, non si vedrà un cazzo. Lì ci sono anche degli amici. Eccolo là, eccolo là. Ok, andiamo. Dobbiamo evitare quel guardiano anche. E quindi questa in realtà è abbastanza veloce come prova. In realtà se siamo bravi andiamo davvero avanti stasera. Dai, 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 che lo prendiamo, dai, che lo prendiamo. D'altro in mezzo al mare, nel nulla, fantastico. Vai, vai. Passiamoci un po'. Dovremmo arrivarci. Se ci arriviamo. Yes, Roni! E adesso moriamo annegati. Oh no. Quindi ecco, io credo che ora di Astral Chain Zelda lo finiamo di sicuro. Considerato anche che la prossima settimana salta una live. Vediamo come saremo messi stasera. Però. Allora, ho guardato la prova della spada. Io in 2 o 3 ore, se sono bravo, la dovremmo fare tranquillamente. Poi Canon, ultima live, la si fa tranquillamente. Perfetto, primo sacrario di Rodania, siamo già al top. Abbiamo anche 4 emblemi da cambiare con vigore, direi. Perfetto. Parapucchia, che bello Parapucchia, mi piace un sacco. Allora, scongelamento per Fieto. Che palle. Dobbiamo scongelare le cose, uffa. C'è che è arrivata, è tornata mia nonna, tipo, sì. Allora, facciamo così, scusatemi un attimo, vado 5 minuti giustamente a salutare mia nonna, che è un bel po' che non la vedo. E orario migliore non potevano scegliere, ci vediamo tra 5 minuti, proprio anche meno forse. Oh no, ho sbagliato.
Eccomi qua. Niente, va via cena, per cui niente. Non mi si illumina più la tastiera, aiuto. No, ma batterie scariche. Ah, c'è una torcia qua. Cazzo, però. E niente, sono venuti dentro, hanno fatto casino e sono andati via. Perfetto. Meglio così. E ok. Cosa molliamo giù, però? Ma facciamo. Usiamo questa piuttosto. Però adesso qua mi si scongela anche la vita. Andiamo qua. Allora. No, fra è cablata. Non è che c'è qualche pulsante. Non mi intendo tanto di tastiere che si illuminano. La mia è una normalissima tastiera wireless del cazzo. Cioè, qua. Tanto non si illumina neanche. C'è solo le lucine. C'era anche un mouse incluso, ma non è mai funzionato. Ma tanto c'è il mio mouse Bluetooth della Microsoft, il mouse design. Che sarà comodo, ce n'è da Dio. Dai, l'avevo preso per il Surface. Allora, cosa succede se schiaccio qua? Viene giù un coso di ghiaccio. Due cose di ghiaccio. Ok. E mi ci posso arrampicare. Ah, devo far diventare più piccolo questo, probabilmente. E fare una scaletta di ghiaccio. Oh, comunque voi ho staccato e riattaccato e ora va tutto. Beh, ma cioè, il classico coso informatico, spegnere e riaccendere, staccare e riattaccare. Classica soluzione. Mamma mia. Voi avete visto dei trailer di Astral Chain o di Control? Cioè, a me ispirano tantissimo tutti e due. Control forse un po' meno perché mi sembra un po' claustrofobico come gioco. Ok, togliamola prima che. Stacca, stacca, ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca! Andiamo. Adesso mia zia mi chiama ora. Dai, rispondo in diretta, tanto mentre si sciolgono i cosi. Pronti! Saghetto. Dimmi tutto. Lunedì, ok. Ma ho lo stesso problema di giovedì. Ok, perfetto. Che culo. Beh, ma cazzi suoi. Appena posso. Sì. Ok, quindi venerdì facciamo comunque qualcosa o andiamo su lunedì e basta? Sì, domani. Ok, sì. Vuoi che andiamo? Volete che andiamo al dolce gusto? Che c'hanno anche l'insalatone? Ah, non lo so, io cosa si mangia l'influenza intestinale. Buono. Ok, dai, la facciamo direttamente lunedì, senti. Sì. Ok.
Ciao lunedì. Sì, teniamo lunedì, non c'è problema. No, perché in realtà mi avevano chiesto per domani sera. Sì. Ma sì, facciamo lunedì, non c'è problema. Sì, dai. Ok. Perfetto. Certo. Ok, grazie. Ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Era mia zia perché domani sera dovevamo andare a mangiare da mio nonno, però rompono tutti un po' il cazzo. E quindi ecco. Qua non va avanti sto coso, però dobbiamo portarcelo là in fondo per salire in cima all'universo. Adesso si spinge. Ok. Ma prima che ci si sghiacci troppo diventi un cubetto di ghiaccio. E temo che se lo lanciamo col usando lo stop da lì, che cazzo è il zaguardo, e non andremo da nessuna parte. Per cui, ecco. Allora, aspetta che mi recupero i messaggi in chat. Ok. Sta organizzando la serata dell'hangar con sua nonna, esatto. Hai sentito la ritestiva di Luis? Sì. Che non va più avanti, sto coso. Sì, l'ho sentita la hit estiva di Luis. Mi ha spaccato. È una cagata di canzone, però da Luis non ci si aspetta altro. Ok. Carino. E il video mi ha spaccato perché tipo ha coinvolto Fedez e la Ferragni così a caso. Perché l'ha fatto mentre era in vacanza con loro. E tipo, ok. Ciao Salamina, come stai? Ascolta, io domani sera sono libero alla fine. Mi ha appena chiamato mia zia. Proprio in questo momento. E niente, se volete sono libero. Per cui, se volete che andiamo a mangiare qualcosa, andiamo a mangiare qualcosa. Ok, adesso ho provato questo cubo di ghiaccio. Dobbiamo arrivare fino là in cima. Io ho paura che però. Sì, ma è veramente insulso. Cioè, ma sul serio. Però mi ha spaccato. Allora. Bello. Ci arriviamo. In teoria ci arriviamo. No, beh, possiamo anche arrampicarci direttamente su questo. Guarda qua. Ma dai! Stai scherzando? Ecco, come se dovesse cambiare qualcosa. Salta! Saltaci sopra! Dai, Link! Buono a nulla! Incapace! Comunista! Sto facendo la ceretta. Non lo fare! Cosa? Dove si può andare a mangiare? Allora, KFC direi di no, dopo l'ultima volta. Delusione incredibile. Io speravo che ci fosse il panino con la doppia cotoletta e non c'era. Il deldo in trego. Esatto. Sì, lo so, amico. Dai, non mi rompere le palle. No, no, non mi presentare. È bellissima, il testo è bellissimo. È veramente. Bello. Vagina. Dopo no, sì, la mettiamo su dopo. Non frega un cazzo. Sì, ma era proprio scadente. Ma lascia stare che era scadente. Ma c'era roba a caso. Che poi lui è il duca davvero. Ha fatto come me. Cioè, vedete, io sono molto in sintonia con lui. Anch'io ho comprato un titolo nobiliare prima di lui. E per questo io una volta ho sognato che ci incontravamo e parlavamo di montaggio video stupido insieme. Tipo, dovevamo fare un video insieme. Completamente a caso. Allora, abbiamo trovato anche questo. Mancava l'ultimo da trovare, il punto che mi ero stufato. Che dovevamo fare un video insieme, io e lui. E tipo eravamo lì con un'altra persona. Che tipo fa: ma come facciamo a rendere comica questa scena? E tipo io e lui ci guardiamo e rispondiamo in coro: basta fare una zoomata sulla faccia! Bellissimo. Metti adesso perché alle 9 devo andare. Come alle 9 devi andare? Ma dai. Allora mettiamo adesso. Mentre andiamo a fare la prossima prova. Allora, Luis Vagina. No, la pubblicità, dai, porco cane. Come si sente?
com'è l'audio? Oh! Dovrebbe sentirsi abbastanza. Esco un attimo che devo parlare con la mia stilista, ok? Non mi presentare la tua ragazza. Passino, l'alzo un po'. Non mi presentare la tua ragazza. Adesso? Dove la presentare? Non ci pensare, no. Non ci presentare. Non mi presentare la tua ragazza. Mi sal sulla tua tipa. Non mi presentare la tua ragazza. Adesso sopra. Non me la presentare. Non ci pensare. No, no, non lo fare. Non finisce male. Non mi presentare la tua vagina. Sì, lo so, ho visto il video. Non mi presentare la tua vagina. Ci presentare. Vagina, Italia. Italia, cazzo. Vagina, non ci sapevo era il punto giusto. Italia, okay, Italia. Italia. Non voglio rovinare la vostra relazione. Siete una coppia così bella. Non vorrai mica che lui sali. Che sulla tua tipa. È bellissima questa parte qua. Non mi presentare la tua ragazza. Non mi presentare la tua ragazza. Azza, azza, azza. Non me la presentare. Se mi saranno problemi di copyright. No, no, non lo fare. O finisce male. Male, male. Male, male. Molto male. Dov'è l'armatura qua qua? Luca Lewis. È una persona corretta. Check Luis. Check Luis. Sì, comunque è ovvio che l'ho visto, c'era da giorni che l'aspettavo. È sicuramente meglio spazio di causa la spiaggia, bro. Tutto il tramonto che casca giù. Te che canti tutta quella canzone. Non mi presentare la tua vagina. E te tutto da solo sul tramonto. Che G. Bellissima, ragazzi. Veramente, veramente. Se che lui faccia un beat così bello per ogni canzone che fai. Vediamo che sto facendo un altro video di Luis. Perfetto. Allora, sento in lontananza. Niente, perché era solo le cascate di Molina. Belle le cascate di Molina. No, comunque veramente mi ha spaccato. Hai spaccato, però. Ok, allora dobbiamo trovare. In realtà stiamo andando nella parte più sbagliata del mondo. Sembrerebbe. Però almeno saliamo in alto e abbiamo una visuale un po' più meglio, come si suol dire. Comunque se la mia... Boh, andiamo al Mac. Dove volete andare? Faccio la doccia, va bene, portami con te. Perché sushi con... Cioè, non ho tutta sta voglia di sushi ultimamente, sai. Ti lascio asseso, non si gara. No, sushi non ho voglia neanche io, onestamente. Ultimamente non ho voglia di sushi. Va, periodi, a volte sono tipo... Wow. Ti direi ramen, ma fa caldissimo. Cioè, dobbiamo ancora andare a provare quel posto là. Però fa veramente caldo. Indiano. Ciao Levigard, grazie per il follow. Come al solito mi sono pagate 47.000 notifiche. E penso che stavolta le avrete sentite tutte anche voi. Però vabbè. Teniamolo per il 15. Cosa? Il Mac? Ma io il 15 conto di andare in piscina, sennò sto a casa, ragazzi. Non me ne frega niente. Non ho voglia di fare un cazzo. Ma no, francese anche no. Comunque, ecco, grazie mille Levigard per esserti iscritto. Se ti va puoi raccontarci come sei arrivato fin qua. E credo che il posto sia quello. I bagani! Ho un piano strategico, mi dica. Ok, è laggiù, perfetto. Ok, ho esagerato. Ma te lo dico in privato. Ma sì, ma chi vuoi che se la guardi questa live? Cioè, se ho capito di cosa stai parlando. Boh,
Non so, anche per l'indiano secondo me c'è caldo comunque. È un leggendario cinghiale dagli occhi fosforescenti quello. Non mi presentare la tua ragazza. Dai, muoviti, muoviti. Amico, non ce la faremo mai questo gioco. Ok, perfetto, dritto, ottimo. Lo so già che non ce la faremo mai perché non abbiamo abbastanza stamina. Non mi presentare la tua ragazza. Devo approfittarne per riprendere fiato, però no, non si fa. No. Ok. Dai, ce la dovremmo fare. Scusate, dopo leggo tutto, ma adesso sono... Devo... È una corsa contro il tempo. Ok, preso. Vai. Oh, yes, ci siamo. Allora, dai, dicelo se la mina che Babino Lasciano. Anche Babino Lasciano, che ci starebbe un sacco. Che Babino Lasciano, siamo a 92, siamo quasi a 100. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Così arriviamo a 100 e sono contento. Arriviamo a 100 e vi faccio vedere la pancia. So che tutti voi lo aspettavate questo momento. Beh, vabbè, ma se andiamo avanti così, davvero finiamo quasi tutte le prove. Ho preso un bagno schiuma agli agrumi. Io devo prendere lo yogurt agli agrumi, continuo a dimenticarmi. E uno lo zenzero, buono lo zenzero. Te, cosa vuoi? Te, yeah. Io l'ho già vista la tua pancia, chi non l'ha vista la mia pancia? Beh, la foto di me con la maglietta strappata dopo Ralph spacca tutto è... È oro, con la maglietta a forma di cuore. Fa molto Jojo. La medaglia a forma di cuore. Che cazzo dico? Allora, che mai dovremmo fare qui? Non mi presentare la tua ragazza. Facciamo una tecnica segreta che mi ha insegnato il mio maestro. Ah, ok. In realtà non dobbiamo usare questo, dobbiamo usare la cascata. E per usare la cascata dobbiamo fare così. Ho sbagliato e mi sono ammazzato. Non male! Ma sono morto? Ok, no, sono solo svenuto. Ah, non mi sono proprio fatto un cazzo. No, ho perso un cuore per questi quelli gialli che... Dobbiamo essere tipo ultra fast. Non funziona. Come facciamo? Come potremmo fare? Ah, dobbiamo salire anche da sopra, tra l'altro. That's very interesting. Hai raccontato del cappello da cowboy. Beh, ma loro c'erano a Fiamene. Forse non c'era Pietro, però gli altri c'erano. Che mi sono preso il cappello da cowboy a Fiamene. Li ho incontrati. A Fiamene non ti ho nemmeno salutato. Vabbè, non ti preoccupare, neanch'io. Però mi hai visto quel cappello comunque. Ma perché? Forse dobbiamo usare il davvero la ferma tempo. Non mi presentare la tua ragazza. Ah, è vero, tu non c'eri, Pietro. Vabbè, a Fiamme ne ho speso i miei ultimi 8 euro che avevo per un cappello da cowboy. Può essere più veloce. Ok, 1, 2, 3. Molto utile questa cosa. Giusto forse dato che sono dall'altra parte d'Italia. Ma che cazzo me ne frega, Pietro, potevi venire su lo stesso. No! Devo mettermi in un punto più strategico, tipo qua. In modo che... Allora però, non così. Tipo che se sbaglio mi arriva in testa e muoio. Infatti. Come si fa? Secondo me sto sbagliando qualcosa comunque. Perché che sia così lasciato al caso mi sembra un tantino strano. Forse
No, qua non ci riesco a salire, giustamente. E non posso fare così e... No, così no, direi di no. No, così dico. Tirare su in qualche modo, no, non posso, perfetto. Ok. Allora, proviamo a tirare su. Ok. E poi ci mettiamo un ghiaccino qui. E in teoria dovremmo riuscire a salirci. Perfetto. Ottimo. Adesso dovremmo fare la stessa cosa. Forse dovevamo cominciare da quello in realtà. Ma noi siamo... No, così furbi non lo siamo, però. Però si può fare. Abbiamo capito che si può fare. Sono arrivato qui, trovate le morte di Pisellino su Insta. Grande. Povero Pisellino, ragazzi. Grazie ancora. Allora. Ok. Ma porco cane, ho preso quello sbagliato. Sì, che poi l'ultima, quella di oggi, quella che ho messo oggi, si è annullata da sola perché comunque non essendo morto anch'io, poi è ripartito l'ultimo salvataggio. Ma perché va... Allora, non sono io che faccio cagare, è sto coso che va da solo. Allora, non si può giocare in queste condizioni. Cazzo! Scherzo. Però così, in teoria dovrebbe essere molto più facile se non girasse da solo. No! Ho premuto una volta di troppo stavolta. Stavolta è colpa mia. Stavolta lo ammetto. Allora, ci mettiamo così, in modo che puntino automatico. Sono... non capisco se sono io troppo veloce e non prende il comando, o se sono... Boh, non lo so. Cioè, non ho, devo trovare il tempismo. Allora, lui ci aiuterà di sicuro. Non mi presentare la tua ragazza. Visto? Grande Luis, il migliore. Perfetto. Poi dovremo rifarlo con quell'altro. Dobbiamo portarlo più in alto. Così. Però non mi tira giù la visuale. No. E tirami giù la visuale, per favore. Ok. Ok. Ora, no, cosa stai facendo? Link, signor Magi, sono tartufi questi. Ok. Perfetto, mamma mia ragazzi, mamma mia. Oh oh, oh oh, no, dai, perché non viene fuori? Per un pelo. Pisellino rimane in peperoni. Ma davvero? No, ma Pisellino in realtà è ancora vivo perché la prima volta l'abbiamo risorto. L'abbiamo fatto risorgere. E è tornato col potere del teletrasporto e un sacco di fiorellini. È risorto gay, okay, poverino. Poverino. Cazzi suoi, letteralmente. Insomma. In realtà è solo un po' effeminato. È diventato un figlio dei fiori. Ho avuto molta paura, amici. Forse posso metterlo più vicino, quindi. Spero che non cada. Non farebbe ridere. In realtà, secondo me... No, così è troppo, direi, però così. Resti in peperoni, maccheroni. Abbiamo rischiata grossa. Però, ci siamo. Ma non ci sono casse da nessuna parte. Ma che vita di merda. Vabbè. Tranqui. Ah sì, c'era il metodo infallibile per trovare le casse nei sacrali. Dopo vi faccio vedere. Però dobbiamo trovare una cassa prima. Povero Pisellino. Adesso lo chiamiamo perché dobbiamo trovare tanto l'ultimo posto.
e non ho capito dove cazzo sia. Ma ho scritto Rudania, in realtà era Ruta nel titolo. No, devo cambiare il titolo, vabbè, dopo lo cambio. Rudania qual era allora? Allora, ah, era quello di fuoco che abbiamo già fatto, vabbè. A volte capita anche questo, dopo che cambio il titolo. Sticky. Sticky fingers! Fede, ma per capire, tu sei più andato avanti con Jojo. Vediamo se mi ha scritto il suo piano malefico o l'ideale. No, non mi ha scritto niente. Dopo Salamina, se mi stai ascoltando, fammi un cenno perché devo farti vedere. Sai che sono dentro l'account anche tuo di Rock and Chef per controllare ogni tanto le cose. E ti devo far vedere che notifica è arrivata. No, dobbiamo tornare lì sopra, ragazzi. No, dai. Dai, saliamo sulle montagne allora. Non mi presentare la tua ragazza. Non ci sono altre cascate. Allora togliamoci questa armatura e togliamo la nostra solita. Oh cazzo, io lo conosco questo posto. Vabbè, signori. Signori, è il momento. È il momento di prendere a pugni questo bastardo. Now it's time for rivincita. Ho sbagliato. Magari non così. Dovevo pararla, probabilmente. Abbiamo anche un cazzo di cibo, per cui ottimo. La smettiamo con questo arco? È partita molto male. Perfetto. Cazzo! È partita malissimo. Ma quanto fa male? Ok che siamo senza effettivamente armatura, per cui, cioè, potevo anche pensarci prima. Però non è che questi 5 di armatura ci facciano. Oh! Beccati questo! Ah ah! Beh, vabbè. È uno dei più scarsi questi, per cui adesso. Cazzo! Sì, è uno dei più scarsi, ma ormai è lo stesso, non abbiamo più niente vero da mangiare. No. Dovremmo affidarci alla benedizione, alla preghiera di Mifali. Dai. Cazzo! Dai. Beccati questo! Colpo dei mille soli! Fermo? Oh no. Ma se gli spariamo con le freccione elettriche? Ne abbiamo solo una, perfetto. Bene. Cioè, bene no, però tranqui. Dove vai, amico? Stupido coglione. Il turbine di Revali è pronto. Raga, cosa è successo? Che cazzo è? Ok, questa mi è nuova. Mi è abbastanza nuova. Cazzo. Ho rotto lo scudo. Ha rotto lo scudo. Sì, giusto. No, c'è ancora in realtà. Beh, prendiamo questo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ma ci sono rimasto molto male per quella cosa lì. Non lo sapevo per niente. Perfetto, ottimo così.
Vabbè, qua la scarichiamo, direi. Chiamo via l'arco. Devo ricordarmi che dobbiamo prendere le frecce. Ok, la borsa degli archi è piena. E la borsa degli scudi è piena. Allora buttiamo via lo scudo che si sta rompendo, tanto. Dobbiamo anche farci allargare le bisacce, però, perché qua non possiamo andare avanti così. E sì, beh, molliamo giù questo. Ho sbagliato, volevo mettere via. E prendiamo lo scudo. Ah, c'aveva le frecce, vabbè. E togliamo questo. Togliamoci anche la nostra armatura che non ci serve più. Togliamo l'armatura. Salamino. Allora, Lidl, mi è arrivata la notifica da Rocket Chef con gli account suggeriti e c'è una certa signora Lucia, la conosci? Allora, chiamiamo il nostro pisellone nazionale. Ecco, lo sa fare anche lui, è un Linel praticamente, solo che è blu. Andiamo, boss. Per capire quanti colossi sono andati finora. Allora, sono andati tutti in realtà. Stiamo facendo il DLC della Ballata dei Campioni. E in cui praticamente fai queste prove. Devi riaffrontare i boss finali dei colossi dopo aver fatto i tot sacrari. E praticamente poi aumenti, cioè diminuisci il tempo di ricarica delle varie abilità. Quindi in realtà i colossi sono stati fatti tutti. Stiamo facendo il penultimo della Ballata dei Campioni, ecco. Siamo quasi alla fine. Dopo la Ballata dei Campioni faremo la... Come si dice? La prova della spada, che serve a potenziare la spada sacra. E poi andremo ad affrontare Ganon al suo bel castelletto di merda. Di merda! Abbiamo troppo poca stamina, non ci arriveremo mai là, però noi ci andiamo lo stesso. Oh, il dragone! Che bello! Ma dov'è sto posto? Ah, ma siamo qui praticamente. È qua. Ah, eccolo lì, è proprio quello. Stopelo, quindi sì, siamo quasi alla fine. Infatti penso che... Ah, l'idea originaria era di fare dopo Zelda Dark Souls. Però probabilmente si farà, visto che esce. Ciao, lei finita di spammare. Sfigata. E faremo, visto che esce nuovo, il... come si chiama? Astral Chain. Allora, capiamo dove cazzo è sto posto. Che musica da sagra. L'abbiamo sentita un sacco di volte. Tu commenti solo adesso. Comunque sì, è vero. Dov'è sto posto qua? Non capisco dove sia. Ah, ci sono dei punteggi lì però. O è solo la decorazione? No, è solo la decorazione. Scherzate. Allora. Potrebbe essere qui, però mi sembra strano. C'è una specie di coso che rientra e fa tipo così. Dovrei ritrovare quella forma lì da qualche parte. Dubito che sia qua. Potrebbe essere qui. No. Serve il mare sia sopra che sotto. Quindi un posto potrebbe essere qui. No, in realtà. Qui forse. Bello il Monte Ruto comunque. Forse qui? No. Vediamo. Tra l'altro qual era l'ultima prova? Il sentiero di luce insegui. Ok, gli ancestrali soldati.
Quindi abbiamo fatto il primo e il terzo. Sconfiggi gli anziani soldati. Sarà un posto dove ci sono dei guardiani. Quindi non è che non si è fatto ad hoc. Dobbiamo concentrarci anche sulla parte quella lì in alto. Allora, potrebbe essere qui. Non credo. No. 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 Forse qui, però mi sembra di andare. Stiamo andando un po' troppo fuori strada, però. Non dovrebbe essere così lontano. Io mi ritrovo ancora senza DLC, quindi per ora mi faccio tutti i sacrali. Ci sta, in live non li farò. Perché li ho già fatti in single, cioè in partita, quando ho giocato io per la prima volta. E dopo un po' mi sono rotto le palle. Per cui non, anche perché veramente poi si allunga troppo. E appunto poi c'è la scusa che si è stracendo, dovremmo finire in tempo. Dove cazzo è? Forse è questo? Mi pare strano però. Perché non... Sì, di guardare anche il lato esterno. Morale, non lo so. Però una cosa, un laghetto, potrebbe essere un laghetto. No, qua è troppo in alto. Anche se... Anche se... Non credo che sia qui. No. Comunque DLC meritano. La prova della spada sarà... È una veramente... cosa frustrante. Perché praticamente ti ritrovi a fare questi livelli. Qua siamo troppo vicini a... alla zona di Holding. Ti ritrovi a fare questi livelli pieni di nemici uno dopo l'altro e puoi salvare solo tra facile e medio e tra medio e difficile, e se muori devi ricominciare da capo e parti con nessun tipo di equipaggiamento in assoluto, e dopo un po' diventa abbastanza frustrante. Però ti potenzia la spada sacra, cioè la spada suprema, di un bel po'. Considera, cioè saprai sicuramente che quando sei vicino alle emanazioni di Ganon, la spada guadagna, quanto era, diventa, toglie 60, e però è provvisoria la cosa, mentre dopo aver fatto la prova diventa 60 perenne. Tanto mi mancano 6 sacrali, allora sei alla fine. Che cazzo è questo posto di merda? Boh raga, se tra 5 minuti non lo trovo io vado a vedere su internet. O se qualcuno lo sa me lo dica. Forse qui... No. Forse qui. Non credo in realtà che sia qui. Dove cazzo vai? Allora, mi diceva di parlare con qualcuno che potrebbe darmi un indizio. No, ti prego. Il re, andiamo a parlare con il re. Senza cercare su internet. Non siamo mica dei nabbi, cazzo. Dei cazzo di nabbi, nabbi cazzo. Oh, ecco. Allora. Ti saluto anche oggi prima mi disp. Guarda la mia faccia. È un crescendo di diludendo. Approfittiamone per cucinare qualcosina. A questo punto. Perché sennò facciamo una brutta fine. Allora, dovremmo avere dei... Ah, abbiamo un sacco di questi. Perfetto. Cuoranello! Punto compriamo anche un po' di frecce, visto che ci siamo e siamo abbastanza ricchi a potercelo permettere. Direi che poi andiamo a dormire così recuperiamo vita. Sono io, ciao, complimenti, non ci ho mai parlato con questo.
Sì, letto d'acqua beata. Oh, sarà bello. Che cazzo ho fatto? Vado a mangiare gratis al locale di mio zio. Ti odio. Ti voglio fermarmi, letto d'acqua beata. E facciamo fino al mattino. Chiara è mattina. Guarda, mi stai veramente sulle palle. Senti, Lidl, dobbiamo decidere dove andare domani sera. Andiamo al Mac. McDonald's, parapapapa. Tanto non ci andremo a Ferragosto. Ehi, ciao. Allora. Ah, mi ha dato un sacco di vigore in più anche. Grande. Vediamo se ce le hanno qua le frecce. Questa cos'è? Trota ignea. Trota gelida. Gelida. Vediamo queste frecce di ghiaccio tutte. Dammele tutte. Sì, sì, tutte. Tutte. Tutte le voglio. Bene. Poi andiamo a parlare con quel simpatico nel re. Il re. Tecnica segreta di corsa, sento dove sta la mia. La conoscevate questa, eh? Perfetto. Ah, cosa c'è qua? Ah, non abbiamo preso il coso. Non lo so, solamente. Non abbiamo preso questo. Beh, lasciamolo qua che non si rompa. Senta lei. Ho bisogno delle indicazioni, per favore. Però ecco, gesto salvato l'intero regno e la popolo Zora. Te ne sono grato per sempre. E vivone. C'è ancora una cosa che devo chiederti. Ti ho fatto ritorno dall'interno del colosso sacro. Ah, ma non ci avevamo mai parlato. È accaduto che ciò che io temo, sì. Il suo spirito. Allora mi fate detto qualcosa. Capisco. Mifa, non posso crederci, non ho potuto fare niente. Però è vero che Mifa sta compiendo il suo dovere di campionessa. In tal caso il mio dovere di padre è quello di sorvegliarla. Dai, Link, lei ti amava sul serio. Sono sicuro che anche adesso il suo cuore è ricolmo di gioia perché può aiutarti. Non dimenticarlo mai, Link. Vabbè, non possiamo dire, ok. Non so se ho voglia di Mac, ma non hai voglia di niente. Apprezzo molto le tue parole, sei davvero una brava persona. Link, se dovessi mai tornare a trovarti nei guai, ti prego, torna qui da noi. Anche nel momento, bla bla bla. Sì, dimmi di Mifa. Bene. Lascia che ti parli di Mifa, questo vediamo. È sembrato un ragazzo gentile. Ok. 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 Tranqui. Vabbè, c'è il diario. Io voglio sapere. Dimmi di Mifa. Mi dirà di nuovo del diario? Ok, allora forse troviamo informazioni nel diario. Chiediamolo anche a Giovanni qua. Allora, bla 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 bla, ok. 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 Dimmi della prova. Sì. Ok. Va bene. Ma non voglio sapere di quella. Dimmi della prova. Oh, mi dice solo di quella. Che spreco di tempo! Nel diario non c'era niente di utile perché l'avevo già letto una volta, nella partita vecchia. Vediamo l'ultima pagina. Infatti, vedi, parla dell'armatura. Vabbè. Cerimonia di investitura. No, scusate, ma non ho cazzi di leggere tutto. Quindi non so se voglio me. Che bugiardone, ma cosa? Ta-ta-ta. Ah, ok, ho letto la pagina successiva. Vabbè, qua non ci dice niente di utile. Tu mi dici qualcosa della prova, per favore? No, niente. Boh, sentite, ragazzi, guardo al volo su internet perché non... siamo dei nabbi alla fine, in realtà. Allora. Champions Ballad brutta. Pa. Vediamo. Ta. Ok.
Qual è dei due adesso? No, questo. Ho mangiato l'anguria. Ma anch'io voglio l'anguria. Me la porti? Please, flood. Vicino al Monte Ilia. No, ok, questo è ok. Ah, ok. Ma non ci assomiglia per niente a quella zona, scusami, eh. Cazzo è? Vabbè, vado da qualche parte. Boh, non ho parole. Andiamo qua. Non è il Monte Ilia quello che cazzo c'era scritto? Approfittatore, no, va, ti ho solo chiesto un favore da amica. Lo so che non sono io il tuo migliore amico, però. Ok, andiamo a fare l'ultima prova di ruta e poi, signore e signori, Waterblight, l'ira dell'acqua di Ganon. Oh no, siamo di nuovo qui. Cosa stai dicendo? Cosa? Non sono io il tuo migliore amico. Forse mi aveva parlato proprio di quella prova, in realtà. Sì, mi aveva parlato proprio di quella prova, ma sono un coglione io. Ripeti, non ho sentito. Ho detto che non sono io il tuo migliore amico! Cazzo! Peslena! Sono stupido io, ragazzi, non avevo letto bene. Era proprio quello. Ero convinto che ci parlasse dell'altro altopiano, che della prova che avevamo già fatto. Vabbè, potevo evitare di guardare su internet, però il risultato non cambia. Oh no, che cazzo è sta roba? Ehi tu, pensi di essere più forte di me? Beh, lo sei. Allora, allora. Andiamo al Gallos, no vabbè dai Mac, vabbè ma per me possiamo anche andare al Gallos, cioè cambia un cazzo. Costa un po' di più e mangiare le stesse robe fondamentalmente, un po' più buone magari gli hamburger. Vedi tu. Oh no, mi hanno visto. Oh! Allora. Oh, ho capito che prova è questa. Porca puttana. Vabbè, ma decidi tu, cioè vuoi andare al Mac? Andiamo al Mac? Non vuoi andare al Mac? Andiamo al Mac? E infatti vedi che era giusto quello che mi aveva detto. Alberto Salvini, chi avrebbe mai pensato che sarei stato proprio tu a placare il colosso? Sì, mangio di salatina, ok. Ho provato ancora verso di te fin da quando la principessa mi fa svanire il colosso sacro, ma sembra che io me la sia presa col pesce sbagliato. Eh sì. Potresti dimenticare la mia scortesia? Sì. Prego, mettiamoci una conchiglia sopra. Passando a cose più serie. Che palle. Vabbè. Ho il gelato. Ok. All'epoca ci pensò lei a disfarsene, ma questa volta chiederò a fare la prova. Quindi andiamo al Mac domani. Deciso al 100%. Andiamo questo. Allora. Ah, lì c'è un coso da. Con i sassi. Lui mi si è rito. Vabbè. Allora. Dobbiamo sconfiggere tutti quei guardiani volanti. E non è una cosa che mi sta molto simpatica, in realtà. Non so nemmeno io di cosa voglia, vedi, te l'ho detto io. Non mi voglio di niente. Cazzo in faccia! Frecce! Grande! Grande!
È il periodo blu. Sei come Picasso, lui ha i periodi colorati, tu hai i periodi di merda. Nel senso blu. Periodo blu. O è il colore blu. Come sprecare le spade? Guida funzionante. Niki sta pulendo la macchina. Bravo. Senta, lei mi scusi? Ma porco il demonio, anche questo ci mancava. Non ci ha visto lui. Ma sei scemo? Ok, non è che si è fatto così male. Pensavo meglio in realtà. Solo 10 toglie. Ma senti, usiamo quello da 40 però. Noi gli facciamo del male. Perfetto. E il primo è andato. Quanta robina. Quanti ne rimangono? Ti ricordi l'anno scorso quando ci ho fatto la pizza che cordon blu? Che buona cazzo che era. Stra buona. Cosa grassa, non potrei più farla. Ma là c'è anche una torretta di merda. Ma le torrette in realtà si vedono da lontano, però non sono così difficili. Sono quelli volanti il problema. Cazzo, ci vede da lì però. Dovremmo riuscire a tirare quello lì da qualche altra parte. Quello lì ci vede. Porco cane. Allora, dammi un abbraccio, compratelo. Vediamo se riusciamo a ributtarglielo indietro da qua. Dubito, ma. No, ho sbagliato. Niente. Vado un attimo a vedere cosa fa la gente. Che gente? Che gente chi? Gente? Oh, me ti spacco, ti uccido, ti ammazzo. Con Tomb Raider. Ma la smetti, uffa. Poi scrivi Gigi in chat e non si capisce più un cazzo. Cazzo! Ho perso il tempismo, non so. Merda. Mi ha preso quell'altro così. Cazzo! No, non sta andando per niente bene. Se mi rompe anche questo mi arrabbio. No, allora io direi di avvicinarci stealth e spaccarlo dal vivo. Stealth, gli passiamo a fianco. Vedo anche l'altro. Merda. Gli scudi, per cui non va bene. Quello lì me lo volevo tenere. Ok, abbiamo gli ultimi due. Allora direi di allontanarci e andare a prenderne uno alla volta, chiaramente. Perché non è cosa carina da fare averne due che ti scolazzano a fianco e ti dicono: ehi tu.
Ehi, lei, torni qui. Mistrusi? Dovevamo più cucinare più roba comunque. Deve essere un'idea interessante, effettivamente. Ok, beh, andiamo di frecce di ghiaccio, no, frecce normali. Perfetto. E ci manca l'ultimo, questo è quello che bisogna fare quando non si è bravi con i perri. Come me. Io sono una sega. Però, come vedete, è fattibilissima la questione. Allora. Peccato che abbiamo rovinato due scudi molto buoni per un cazzo, fondamentalmente, perché mi sono ostinato a fare cose che non sono in grado di fare. Vabbè. Ci manca l'ultimo e poi abbiamo finito anche questa prova. Ci mancherà il sacrare, ma vabbè, su. Oh no. Oh, scusate. Dai! Via che devo scappare! Ma facciamo pure anche questo. Da guardo! Perfect. Ok. Ora. Non so colpi di freccia quanto lo facciamo fuori questi, ma... Oh oh. Ok. Molto bene. Mangiamo un po' di ciccettina. Oh, proviamo. Aiuto. Il modo migliore per spiegare spade è dropparne così tante da farle scomparire, è vero. Grazie a Guerriero 007 che si è iscritto e siamo a 93, signori, siamo quasi a 100. Vabbè, dai, era un po' che non si moriva, bisognava pur farlo prima o poi. Basta che non mi ritrovi con tutti gli altri ancora da rifare. Grazie a Guerriero, se ti va di farci sapere come sei arrivato qua, mi fa molto piacere. Sì, lo dico a tutti, non siete speciali. Però davvero mi interessa, così per curiosità personale. Cazzo! Vabbè, abbiamo di nuovo i nostri scudi. Che palle. Cuciniamo un po' più di roba allora. Allora. Piglia Uguartufo. Ti ho trovato grazie a un amico. Ah, ok, ma sai già se questo amico lo conosco o... Cioè, se segue anche lui di solito. O se lo conosco proprio di persona. Ok, dai, andiamo. Stavolta ci è la faremo. Oh, le frecce. No, non mi ha salvato neanche le frecce, cazzo. Che palle. Stai zitta, scema. Chi la voglio? Non lo so, ok, non c'è problema.
Era più per curiosità. Beh, grazie di essere qua, spero che tu ti diverta. Allora, basta. Adesso bisogna agire un po' più stealth, perché sennò non va bene questa cosa. Comunque, per chi non lo sapesse, perché giustamente è appena entrato... Guarda, ma c'era la torre qua. Dobbiamo passare da lì. Per chi è appena entrato, eccetera, eccetera, si è appena iscritto, la programmazione è dal... il lunedì e il mercoledì con Pokémon Nero alle 18 e il martedì e il giovedì alle 8 con Zelda Breath of the Wild, finché ormai l'abbiamo quasi finito. Poi passeremo a Astral Chain, probabilmente, visto che sta vincendo quello, su Instagram. Di conseguenza, Astral Chain esce di venerdì, quindi probabilmente farà una live proprio il giorno d'uscita. E poi si vedrà, probabilmente sostituirà Zelda appunto il martedì e il giovedì. Abbiamo altre 5 live di Zelda, per cui in teoria dovremmo finire tutto quello che c'è da finire, che voglio finire, che sacrare, come dicevo, non li farò. Stiamo morendo di freddo e non me ne sono neanche accorto, perché sono stupido, ecco perché. Farai Minecraft? Guarda, al momento non credo. Magari più avanti mi tocca voglia di giocarci. Ho giocato per un sacco di tempo a Minecraft, poi mi sono perso per strada, quindi non so, sono più aggiornato. Però ecco, al momento non è previsto, anche perché comunque facendo già poche, facendo già due serie. Spero di sentire qualcosa. E facendo già due serie, dicevo, e in più lavorando, che lavoro, cercando comunque di fare anche altri video e cercando di mantenere un minimo di vita sociale, al momento 4 live a settimana è quello che riesco a permettermi. Più a volte capita una live extra completamente a caso, quando non ho nulla da fare, non esco, sto a casa, non ho niente da fare, a volte dico ok, vado sul live con Crash, l'ultima volta con Caped. Potrebbe esserci magari in futuro una live a caso, tipo così, un'ora o due su Minecraft, e vediamo cosa succede. Se siamo arrivati in realtà, mi sa. Tutto giusto. Andiamo qui. Tra l'altro avevo promesso anche a un mio amico una live a caso su Fortnite, che a me non piace, però ho detto vabbè, dai, ci darò un'occasione. Ma se piove non possiamo andare su, però. Finché piove in cavesta, modo. Gli ha sprecato revali, perfetto. Adesso non piove più. Chiaro che adesso non piova più, perché non sia mai, vero? Vaffanculo. Siamo la nostra bandana da grigliata. E scaliamo. Scala, scala. Non siamo arrivati. Porco cane, ha ripreso a piovere. Ma stai scherzando? No, ha smesso di nuovo. Ok. Complimenti. Vabbè. Non capisco questo meteo. Questo meteo molto strano. Dovremmo farcela, dobbiamo la barra anche in più. Perfetto. Ok. Adesso ricomincia a piovere anche, no? Dai. Allora. Yeah. Vabbè. Ah, ma c'è gente. Hai già fatto labirinti? Qui su Zelda, dici? O su Minecraft? Bastardo! Maledetto! Maledetto! Allora, prendiamo uno scudo. Ehi tu. Ma qua su... Ah, ok, sì, Zelda. Sì, ho fatto diversi sacrali in realtà. Cioè, ne abbiamo fatti almeno una quarantina così. Perché comunque siamo quasi a fine gioco in realtà. Stiamo facendo proprio le ultime cose. Stiamo facendo i DLC.
E ci stiamo tenendo per ultimo Ganon, il boss finale. Siamo quasi alla fine del DLC da ballata dei campioni. Ah, ma labirinti... No, ok. I labirinti, quelli dici negli angoli delle mappe? C'è questo, ad esempio? O dici proprio i dungeon, i sacrari? Non ci stavo pensando a quelli. Oh oh. Stupido. Ciao! Bellissimo! Guarda un sacco alla cieca. Sì, quelli. Allora, li ho fatti in giocatore singolo, in realtà. Cioè, giocatore singolo, non su Twitch, quando ho giocato la prima volta. Ha perso pezzi, il ragazzo. E... Però adesso in live non li ho mai fatti. Potremmo andare a farne uno, magari... Adesso vediamo come ci si mette con le live. Se vedo che prima di fare Ganon abbiamo ancora tanto tempo da passare, perché vorrei finirla prima di iniziare l'Astral Chain. Ciao Marco, come stai? E anche Zeno, wow. I fratelli Saletti together again. Si potrebbe pensare di farne almeno uno. Sta. Sono veramente stronzi quei posti. Ciao a tutti ragazzi, che bello vedervi qua. Avete visto? Siamo quasi a 100. Stra contento di queste cose. Ho sbagliato, ho premuto qualcosa che non dovevo premere. Comunque, uno è andato. Clava Grublin! Ehi bro. Ehi bro. Vediamo se lo tiriamo in qualche modo. Mi ha già finito le frecce. Palle. Oh no, abbiamo tirato quello sbagliato. Scusa, non lo faccio più, scusa. Ok, dobbiamo fare prima quello. Dobbiamo fare prima quel quello lì. Master of schivate. Allora, se non ci vede. Cazzo. Cazzabura. Ah, gli sta sparando a loro. No, cosa è successo? Ok, adesso dobbiamo fare questo. Allora, guerriero, praticamente ti spiego cosa sono i Gigi. I Gigi sono una valuta virtuale, diciamo, di questo canale che guadagni guardando le live. Ogni 10 minuti, un attimo, mi fermo perché sennò non riesco a fare niente. Ogni 10 minuti guadagni 10 Gigi. Se fai, se ti iscrivi ne guadagni 50 in automatico. Se fai la sub, per esempio, ne guadagni 250 e cominci a guadagnarne il triplo durante, cioè al posto di 10 ne guadagni 30 e eccetera. E praticamente hai ucciso il Nibba sbagliato. E praticamente al momento si possono usare questi punti solo per del gioco d'azzardo fondamentalmente. E per vedere ti mando l'elenco dei comandi adesso col bot, dovrebbe arrivare. Per vedere quanti GG hai devi fare punto esclamativo GG. Prova a dare un occhio ai comandi, se ti interessa adesso ne avrai penso una cinquantina di punti comunque.
No. Questo vale per tutti chiaramente, se non conoscevate i Gigi. L'arco sta per rompersi. E vabbè, la vita è, a volte è anche questa. Rottura. Proviamo. Proviamo a vedere se riusciamo a rimandargli almeno uno indietro. Dai, bro. Bro, sono qui. Dai. Andiamo. Oh, yes! Ciao, ciao. Sì, poi più avanti si potranno utilizzare anche per altro, come ti dicevo. Però devo ancora capire come. E lo dico da una vita ormai, devo solo capire come funziona, perché sarebbe figo poter mettere che usando dei Gigi, tipo mandi delle GIF in diretta, dei suoni così. Ci ho provato, ma non funzionano. Non, per qualche motivo non funziona. Però secondo me sono io che non ho capito qualcosa, più che altro. Che vedo che gli altri funzionano, per cui voglio dire, devo solo capire come fare, ecco. Ehi, bro, sono qui. Dai, non l'ho neanche preso. Che vita di merda. Ciao Cristo, non voglio sprecare l'altro. Tanto qua c'è un cuoranello. Grande. È anche grande. No. Che fail. Ma dai, ma si sposta? Che stronzo. Posso andarci sopra, veramente. Boom, bitch. Ok. Sì, ma lo sta schivando tutti sto stronzo. Allora. Cazzo, ho sbagliato il mio. Nice. Hai anche un canale su YouTube? Allora, sì. Puoi trovare i miei social qui. Adesso arriverà. Qua ci sono tutti i vari social. Poi c'è anche un canale extra che non è incluso in quella lista. Dovrei cambiarla perché sono stupido e non mi dimentico mai di farlo. Cioè, mi dimentico sempre di farlo. Mi dimentico mai, non vuol dire niente in questo contesto. E in cui ricarico le live fondamentalmente, quindi non è niente di che. Al momento sul mio canale di YouTube faccio cover di canzoni, perché canto, e basta. Sto pensando di caricare magari le clip che ci sono qua su tutte le live su Twitch, quelle più belle, anche su YouTube, tipo in giorni a caso. E fondamentalmente poi sto lavorando, sto buttando giù le idee per dei video simpatici che facciano ridere. Anche se devo ancora cominciare, chiaramente, comunque il tempo è quello che è. Anche se, nonostante i lavori part time, adesso non più full time, riesco ad avere sempre le giornate piene. George, Fred, cosa sta succedendo? Perfetto, ultimo sacrario di... Wow, sono le 9:30, ridendo e scherzando, ci ho messo un sacco a fare questa. Ultimo sacrario delle prove di ruta. E poi abbiamo la prova finale. Nella prova finale si può fare la scommessona, se volete. L'ha imposto già. Niente, aspettiamo il caricamento.
Ok, oh no. Allora. Contest. Copia. Arrivo, finisco di fare questo così è già pronto per dopo. Siamo 40. Ok, signori. Dopo questo sacrario affronteremo nuovamente l'ira dell'acqua di Ganon, come cazzo si chiamava quella roba là. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si può scommettere. Riuscirò a batterlo al primo colpo oppure no? Potete scommettere un minimo di 30 gigi e un massimo di 10.000. Scrivendo punto esclamativo punta sì senza 100, come è scritto lì fondamentalmente. Anch'io. La prima volta. Devo capire come si fa. Allora. Ah, devo spingolare là con gli scrudoli. Ok. Potete fare punta sì se pensate che riuscirò a battere quel coso al primo colpo. Punta no se pensate che io non sia un bravo giocatore e che morirò almeno una volta. Forse l'ho fatto troppo in basso. No, perfetto. Adesso dobbiamo metterlo qua, chiaramente. Così però. No. In realtà dobbiamo metterlo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato io. Proviamo. No. Dobbiamo farlo andare più in alto. Però non credo che ci arriverà. No, infatti. Ah, facciamo così. No, troppo. Quello è il punto giusto, forse. Ok. Vediamo dove va. Ah, sono uno stupido, però effettivamente devo farlo di qua. E no, così non funziona, direi. No, 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 dobbiamo rompere questo. Metterlo prima qua. No. E uno di là. Cazzo. No, però l'abbiamo messo troppo in alto quello lì in realtà. Non lo so, non lo so. E non me lo fa mettere, cazzo. Vado, torno tra poco. Ciao, a dopo, caro. Ricordati che finiamo alle 10. No. Questo cade. No, sto sbagliando approccio, secondo me. Adesso vola giù nel culo. No, lì rimane ferma. Mettere là, scusatemi, forse devo spostarmi io. Mamma mia, che stupido che sono. Ah, invece non mi fa mettere lo stesso. Ok, poi dobbiamo farlo andare per di là.
forse così dovrebbe andare. Vediamo. Ah, cazzo, si è rotto là. Merda. Giustamente. Posso fare al massimo 3, non 4. Ok. Madonna santa. No, che cazzo fa? Dove cazzo sono andato? Ma spiegatemi sta roba. Vabbè. Franchi. Sono rimasti gli amici cubolotti. Vediamo dove va. Forse se lo metto lì. No. Forse sono andato qui. Vediamo. Ma allora devo fare così. Quando sto venendo giù. Sta fermo. Nonna che odio. Ok, allora quando arriva là faccio così. E in teoria dovremmo esserci. E dico in teoria. Boom, bitch. Oh yes. Oh yeah. Dell'impero lui è il sovrano. Però dobbiamo prendere quella scatola là, quella cascia. È magnetica, dimmi che non è magnetica. E pallina. Ah vabbè, ma c'è la cascata, possiamo salire quel coso. Ecco, comunque se volete e siete interessati al gioco d'azzardo potete già scommettere su. E fine, se vincerò il primo colpo o no contro il boss, lo faremo fra poco. Allora, facciamo così. Questo ci tornerà utile più tardi. Quello ci sarà. Gran nucleo ancestrale. Perfetto. Let's go! Sì, ciao, grazie mille amico. Grazie di essere venuto. Perfetto. Allora, ultimi 25 minuti. Ehi Bibi, ti ho detto una cagata ancora, i miei genitori non sono pronti, quindi entro in live. Allora, è partita una scommessa, Pietro. Non so chi sia rimasto a vedere la live, prima c'erano i fratelli Saletti, ma adesso c'è il boss. Per cui, allora, tra l'altro, come dicevo l'altra volta, questi boss sono da affrontare con un equipaggiamento standard, quindi cosa significa? Che ti danno loro l'arco, le frecce se ne hai, il cibo, l'armatura e le armi.
cioè le spade e gli scudi. Per cui è una bella sfida, ecco. Salviamo. Qual è l'opzione vincente della scommessa? Non lo so. Qual è l'opzione vincente della scommessa, Pietro? Ciao, bentornato, guerriero. Anzi, la maggior votata. Al momento nessuna, perché l'ho appena fatta. Quindi puoi votare se riuscirò a fare la prima volta o no. Mi raccomando, chi vuole può votare e scommettere. Mi disp. Mi disp, non ti risp io. Dai, tiro la fiducia, se no te ne darò più. Wow, 50, ma sei ricco. Sì, dai, su. Ah, hai fatto il comando Gigi per farmi vedere che sei effettivamente ricco. Ok. Sono bianchissimo, tra l'altro, con tutto lo schermo bianco, e sono ancora più bianco di prima. Bene, signori, potete ancora scommettere. Riuscirò a batterlo al primo colpo oppure no? Fate punto esclamativo punta sì, senza accento, se pensate che vincerò al primo colpo, o no, se pensate che non lo fate. Come ha fatto il buon Pietro qua. Ah, però abbiamo i poteri, ok. Che armi abbiamo intanto? Abbiamo tridente scaglia di luce. Ok, e le imitazioni, perfetto. Abbiamo, ma porco cane, ma stai fermo. Abbiamo un arco Zora con 10 frecce e basta. E l'armatura e del cibo di merda. Perfetto, ottimo. Devo aspettare che si ricaricassero i vari poteri. Allora, ho sbagliato mira, ovviamente. Cazzo, partiamo malissimo. No. Ci abbiamo delle armi veramente di merda. Come cazzo si fa? Esatto, scommetti, guerriero. Secondo te lo batto al primo colpo oppure no? Poverino, lui è appena arrivato, ha solo quei punti lì. Cazzo. Merda. Prendiamo già cibo. Cioè, guardate che schifo di equipaggiamento che abbiamo. Dai! Ti sembra il momento di sparire questo, forse? No, ragazzi, devo giocarmela un po' più safe. Ah, ho schivato! Cioè, su serio non si può schivare? Non va bene. Grande lanciata. Oh sì! Come lo contattacchiamo? Che cazzo di scatto era questo? Ok, prima fase fatta. Lucky, non farti ammazzare. Abbiamo ancora la preghiera di Niffa comunque. Però non abbiamo più frecce in tutto questo. Non abbiamo più frecce. Ah! Spiegato. Volevi? Ma vieni fin qua per favore, dai, vieni a trovarmi. Io non è che posso venire lì ogni volta.
sparirà, andrà da qualche altra parte comunque. Sì, ma senza frecce che cazzo facciamo, ragazzi? Non va bene questa cosa. Furia di Urbosa è a tua disposizione. No, ho sbagliato potere. Allora, no, dobbiamo usare la furia di Urbosa. Va bene, non c'è problema. Ti proteggerò io. Per forza, non abbiamo altro metodo. Meno male che ce l'abbiamo. È ricaricato. Allora, Paki, curati. Non abbiamo cibo. L'ho già usato tutto il cibo. Mi ha fatto recuperare ben 2 cuori. Ho detto, devo giocarmela un po' più safe. Sì, sì. Dai, cazzo! Via. Ok. Sì, ma mi usi l'attacco o no? Merda, sono partito in alto. Ok, dobbiamo stare super attenti adesso perché... Oh oh. Cazzo. Ma non vale! Oh cazzo. Ma ci arriva fin qua. Fin là più tanto. Averlo saputo prima che prendeva tutta la stanza è che non ho avuto l'idea di controllare. Bene, signore e signori! E vince Itzy. Oh yes! Abbiamo gli ultimi 20 minuti, direi di cominciare subito con le prove, quelle di... della spiegata. Ah, c'è anche il flashback adesso. Bene bene, nonostante siamo mossi da diversi scopi, i nostri passi ci hanno condotti alla stessa meta. Beh, passi per te si intende, ma per me furono battiti d'ali. Viaggiando per queste terre, ascoltando le storie sulla campionessa Mifa, è sopraggiunto anche in me il desiderio di onorare le sue gesta come fece in passato il mio maestro con il suo canto rimasto purtroppo incompiuto. E così ho deciso di venire qui a vedere con i miei occhi Varuta, il colosso sacro controllato la Mifa. Bravo. Ho composto una canzone in onore della campionessa Mifa vissuta nel secolo scorso. Ok. Questa è la storia della pilota di Ruta. Quando ancora campionessa non era da tutti conosciuta, era la dolce Mifa, una zora di nobile semenza, che sulla cascata la principessa diede accoglienza. È stata malissima la parte, no? È venuta bene però questa, confronto alle altre. Principessa, a proposito, oltre a me chi sono gli altri 4 prescelti? Un veterano dei Goron, Daruk. Un guerriero Rito, Revali. La matriarca delle Gerudo, Urbosa. E infine, il cavaliere con la spada che esorcizza il male. Link. Capisco. Troppo piccolo per risalire una cascata come questa.
un pochino. Deve imparare. Perché io presto dovrò pilotare Ruta. La Madonna. Anch'io voglio quel potere. Wow! Però fratellino, ogni 10 minuti. Se mi dovesse succedere qualcosa, sii forte e coraggioso e prenditi cura del nostro amato regno. Capito, Sidon? Allora, che ne dici? Vogliamo provare un'altra volta? Ah. Mifa era conosciuta per la sua gentilezza, ma sapeva anche essere severa. Ti è piaciuto il canto di Mifa? Con quest'opera che celebra la tenacia della campionessa Mifa mi sento ancora più vicino al venerando maestro. Il prodotto finale resta ancora oscuro, ma ho già un'idea dei versi mancanti del componimento. Vabbè, ormai abbiamo finito. Sei diventato così forte, molto più forte di prima. La preghiera di Mifa adesso ti sarà ancora più utile. Con questo potere sono certa che riuscirai a salvare il regno di Irule e anche la principessa che ti sta aspettando al castello. Oh! Il tempo delle cariche è diminuito. Perfetto. Ok, signori. Abbiamo finito anche il canto di Mifa, ci manca solo il canto di Urbosa. Ah, ma cambia la canzone. Tanti che sono bellissime quando sono di Zelda, ragazzi, io veramente mi commuovo. Allora, il posto è qui. Quindi proviamo ad andare da Naboris. La sera Naboris. Però mi sa che abbiamo solo 10 minuti, quindi localizziamo i vari posti. Magari ci avviciniamo al primo e poi finiamo la prossima volta. Martedì. Ecco, così martedì finiamo la ballata dei campioni. Vediamo, facciamo un programmino. Allora, calendario. Martedì, ballata dei campioni. Quindi ci si salta perché è Ferragosto. Poi abbiamo 1, 2, abbiamo altre 4 poi di live. 1, 2, 3, 4, direi che ci facciamo anche la prova della spada senza pensieri e finiamo tutto quanto. Passiamoci alla larga perché qua poi rompe il cazzo. Non puoi passare di qua. Fisellino non può venire. Oh no. Carina questa cosa. Voi siete mostri? Perfetto. Allora, Pisellino non può venire. Pisellino non può venire. Che palle. Ragazzi, i punti vengono addebitati ogni 10 minuti. Accreditati più che altro. Dite che gergo da bancario. Di conseguenza, anche se non spammate GG in continuazione, lo stesso poi beh, non me ne frega niente perché non mi cambia nulla, chiaramente. Però fate voi. Allora, quel posto è misterioso. Andiamo a vederlo. Non so cosa dobbiamo fare.
Boh. Non ne ho idea. Boh, vabbè. Non puoi dirmi cosa fare. No, no, ma il mio è un consiglio. Poi fa quel cazzo che vuoi. Figato. Si scherza. Oh no. Perché? Perché devono esserci i guardiani lì? Che cazzo fanno i guardiani lì? Mi spiegate? Però là c'è qualcosa, non so. Ma scherzavo, non c'è niente. Mi spiegate? Eh? Mi spiegate? Ah, ma è rotto. Come pisellino non può venire? Ma perché? Ah, perché forse siamo nel deserto, quindi non può venire nel deserto. Ok. Oh no, non era morto. Devo fare il colpone di grazia. 60 cose adesso. Ehi! Che storia mai è questa? Perfetto. È stato simpatico, diciamo. Allora, Pisolino non potrà venire, immagino. Infatti. Ah, perché siamo nel deserto, effettivamente. Ci sta. Ci sta. Come sta per spegnere il monitor. Molla ancestrale. Siamo alla tecnica della corsa infinita. No, non ho Discord perché al momento lo userei gran poco. Magari più avanti ci potrebbe pensare. C'è un gruppo Telegram. Aspetta, devo fare una cosa. No, aspetta, aspetta. C'è un gruppo Telegram per chi subba. Cioè, per chi non so se è presente come funziona con Amazon Prime. Puoi fare l'abbonamento gratis al mese oppure pagando. Però io consiglio tutti di fare con Amazon Prime. C'è una disponibilità. E se no, è lo stesso. E un canale Telegram dove scrivo quando sono in live e tutto quanto. Se vuoi il canale Telegram, se hai Telegram, puoi cercare Pachi Telegram. Chi l'avrebbe mai detto? PACHI, ovviamente. Anzi, guarda, facciamo così. Se vuoi entrarci, ecco. È arrivata anche mia nonna. Allora, troviamo i punti sulla mappa, se riusciamo a farli al volo. Poi direi che chiudiamo, che ci chiudiamo 2 minuti prima, visto che magari mi vengono a cercare. Bla 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 bla. Stai zitto. Sì, 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 sì. No, non me lo cantare adesso, ti prego. Ok. Sottonante fulmini ogni dove. Ena Boris del deserto. Campionessa lo controlla. Lei ha il cuore, il coraggio certo. O tu che supplichi di rafforzare la sacra possanza, ogni volta che c'è roba, percorri le lande, cerca tre prove, il monumento della tua speranza. Per una sconfiggere devi la regina dell'oceano sabbioso, no. Per l'altra passare devi nel cerchio di luce con un animale giocoso, ok. Poi la preziosa sfera della cittadella della voragine fai cadere. Per migliorare il suo potere le prove non devi temere, perfetto. Allora, quella della regina del deserto è una rottura di palle. Ma davvero? Che te ne pare? La profonda compressione delle figure dei campioni mi avvicina completamente ai versi essenziali. Oh. Come se la compressione di palazzo... Bla 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 bla. Ok. Allora.
Che bello, Rigiu, la matriarca delle Gerudo e la sua guardia Biulla mi hanno narrato le loro preziose storie. Ma sei un maschio, non puoi entrare. Certo, per farlo sono dovuto entrare nella città della Gerudo, arduo compito. Infatti. Allora, verifichiamo dove sono le varie cose. Vabbè, quello è nella città della Gerudo. Chiaro. Credo. Non sono più così sicuro. C'è scritto che parla della cittadella, sarà qui a qualche parte. Vediamo gli altri prima. Non è che è il labirinto quello? Sì. O no? Non capisco. Allora. Sì, è il labirinto. Ci guarderò meglio magari la prossima volta. Ah, questo è quello della città della Gerudo. Ok. Fino qui. Dovrebbe essere quella cosa fatta, credo. Infatti, grazie. Mettiamolo qui, tanto poi la troviamo. E l'ultimo. Dov'è questo? Che sia qui? Qui. Allora vicino c'è la fine del fiume. Oh. Vabbè dai, lo troveremo la prossima volta. Signori, è stato un piacere anche stasera rimanere qua con voi. Lasciamo che questa bella musichina ci accompagni questo discorso finale. Così. Quindi, ricapitolando, domani uscirà il video della cover. Cosa volevo fare? Ok, così. Solita schermata. È una cover a tema Digimon, per cui così a caso. Dopodomani, ci vediamo lunedì poi con Pokémon Nero alle 18. Quindi buonanotte a tutti, ci vediamo, grazie di essere rimasti, grazie a chi si è iscritto appunto, e buonanotte, ciao ragazzi. E se qualcuno sta guardando e non si è ancora iscritto, potete farlo, che tanto è gratis. Buonanotte.